Buongiorno, ben ritrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Questo tempo piuttosto caldo, mite per il periodo, continua. L'estate di San Martino si è presa un tempo piuttosto lungo. Normalmente l'estate di San Martino sono 5-6 giorni, massimo una settimana. Quest'anno, insomma, è iniziata a fine ottobre. Stiamo avendo giornate molto miti. Fino a ieri praticamente con il cielo sereno, ora c'è qualche nuvola, segno di qualche cambiamento che sta lentamente avvenendo, che però ancora non ci porta a una risoluzione di questo problema di siccità davvero lungo. Le dighe lucane sono sempre più vuote, insomma, c'è bisogno di acqua. Le piogge autunnali sono quelle più importanti per il periodo, invece ancora sono lontane, piogge importanti. Come dicevo, ci sarà qualche novità nei prossimi giorni, ma insomma, per aspettare un vero cambiamento, probabilmente dovremmo aspettare un'altra settimana almeno. Vediamo attualmente cosa ci riserva l'immagine del satellite. Ci mostra un'Europa con tante perturbazioni, si nota qualche bianco in più rispetto alla settimana precedente. Sicuramente un poco di nubi biancastre stanno a indicare la presenza di cellule importanti, cellule anche temporalesche, con precipitazioni più importanti su gran parte dell'Europa. Però la parte meridionale dello schermo, vedete, le perturbazioni sono meno organizzate, ci sono dei fronti che si muovono in un campo di anticiclone, quindi comunque sono destinati a perdere energia, a perdere forza nel loro spostamento verso est. Andiamo a vedere l'Italia con l'ingrandimento, con lo zoom, quindi sulla nostra penisola, e notiamo questa nuvolosità presente soprattutto sull'Italia settentrionale, ma lì più che altro sono nuvolosità che insomma, si va a innescare con la presenza anche di nebbie al suolo che sono piuttosto diffuse. Poi altra nuvolosità, vedete, presente sull'Italia meridionale, Sicilia e Calabria, con qualche nube più significativa tra la Campania e la Basilicata occidentale. Proprio in Campania, in questo momento, sono in atto delle deboli piogge, piogge che poi nelle prossime ore potrebbero interessare anche il nostro territorio, ma si tratta di precipitazioni molto deboli, quindi soprattutto la parte occidentale. E infatti vediamo, con l'aiuto della grafica, la previsione per la sera di oggi, la sera e la notte, praticamente. Come vi dicevo, c'è qualche pioggia che dopo il pomeriggio potrebbe attardarsi sulle zone tirreniche, sul resto della regione, dicevo, qualche pioggerellina nel pomeriggio, poi il tempo andrà migliorando, le nubi andranno diradandosi, lasciando spazio al cielo un pochino più sereno durante la notte, ma comunque qualcosa rispetto ai giorni scorsi sta cambiando, perché piano piano la pressione perde dei gradi, dei punti, quindi fa sì che le nubi si comincino a formare in modo più significativo. Vediamo la previsione per domani, una previsione che vedrà qualche pioggia nella parte occidentale, nella parte meridionale della regione. Difficilmente queste piogge potranno anzi raggiungere le zone orientali e le zone settentrionali della regione, quindi più che altro dovrebbero arrivare massimo alla Val d'Agri. Difficilmente si vedrà qualche pioggia anche su Potenza, non è escluso però. Le piogge invece potrebbero interessare la parte meridionale in modo un pochino più significativo, ma parliamo sempre di 1-2 mm, non di più, cioè siamo su valori molto molto irrisori. Per quanto riguarda le temperature che, come dicevo, si mantengono molto miti, siamo ancora al di sopra delle medie, le minime tra l'altro si sono alzate rispetto ai giorni scorsi. Col cielo sereno abbiamo avuto valori più freschi fino a ieri, ora con l'umidità in aumento, con le nubi in aumento, le temperature tendono a risalire. Vediamo i valori per domani, infatti, vedete, 8 la minima a Potenza, 10 a Matera. Sono valori sì, sicuramente non tipici proprio del mese di novembre. Per quanto riguarda le massime, 16 gradi a Potenza, 20 a Matera. Come vedete, riusciamo ancora ad arrivare a 20, anche a 21-22 gradi in alcune zone della regione, quindi valori decisamente miti per essere a novembre. I venti sono deboli, in prevalenza occidentali, con i mari che risultano per domani poco mossi o quasi calmi. Andiamo a vedere la situazione per domenica, cambia poco. La perturbazione che domani porterà un po' di pioggia tenderà a rompersi, quindi perderà forza nel cammino verso est, però non è esclusa qualche pioggia sulle zone orientali questa volta. Vediamo le previsioni per domenica. E infatti ho indicato la possibilità di pioggia alternata a schiarite, queste piogge sulla parte orientale, quindi costa ionica, Interland di Matera più che altro. Sul resto della regione non dovrebbero esserci fenomeni, quindi una giornata intervallata da nuvolosità e da schiarite con presenza di sole, quel poco sole, ormai sappiamo che le giornate sono molto corte, però il sole sicuramente nella giornata di domenica non mancherà, con temperature che si mantengono comunque piuttosto miti. Vediamo i valori previsti per
domenica, sempre 8 la minima a Potenza e 10 a Matera. Per quanto riguarda le massime, un lieve aumento, quindi avremo 17 gradi su Potenza e 21 gradi su Matera, quindi valori di almeno 3-4 gradi al di sopra delle medie del periodo. I venti rimangono occidentali ancora di debole intensità e i mari sono calmi, tende a poco mosso, diciamo, il Tirreno, perché poi il vento comincerà a intensificarsi durante la notte e arriva una perturbazione un pochino più significativa. Vediamo a questo punto la previsione per lunedì. Ecco, vi parlavo di questa perturbazione che tra lunedì e martedì farà peggiorare il tempo, soprattutto sul centro-nord, ma anche sul meridione, qualcosina arriverà. Quindi, soprattutto le zone tirreniche, lì le piogge saranno piuttosto abbondanti, solo su quelle zone, sul resto della regione. Lunedì avremo una nuvolosità regolare, qualche pioggia nel pomeriggio sul Potentino, poi diciamo in serata qualche pioggia potrebbe anche trasferirsi sul lato orientale. Dicevo, questa perturbazione tra lunedì e martedì passerà senza colpo ferire, insomma, lascerà un po' di pioggia al suolo, solo sulle zone tirreniche un pochino più abbondanti. Non risolverà sicuramente la situazione critica delle dighe. Per quanto riguarda il resto della settimana, vediamo a questo punto una cartina degli spaghetti che ci mostra proprio la situazione delle temperature che sono ancora al di sopra delle medie fino almeno a lunedì mattina, lunedì pomeriggio. Poi tra lunedì sera e martedì avremo un graduale calo che ci porterà le temperature nelle medie stagionali. Poi vedrete nei giorni successivi c'è molto dubbio, molta discordanza, però ci sono molti modelli che vanno verso il basso. Questo lascia intendere che nella settimana prossima ci sarà un possibile cambio, soprattutto al fine settimana prossima, quando le piogge dovrebbero essere molto più significative. Il quadro delle precipitazioni in basso sta a indicare proprio la possibilità di piogge tra lunedì e martedì, ma soprattutto poi tra sabato e domenica prossima, quindi avremo una situazione tra il 21 e il 22 novembre con piogge sicuramente più significative. Quindi andiamo incontro a un periodo più piovoso, sicuramente c'è bisogno di questa pioggia. Le temperature invece cominceranno a abbassarsi. Vediamo l'ultima cartina del modello GFS americano, questa è la cartina riferita alle temperature al suolo, quindi siamo in pianura, 2 metri di altezza, e ci mostra la Russia che si inizia a raffreddare. Questo è per martedì, mercoledì, questa cartina. La Russia si comincia a raffreddare, quindi avremo temperature sotto zero a livello del mare. Sulle Alpi, naturalmente, anche lì le temperature sono sotto zero, una parte di Norvegia. Il gran freddo, vedete, come sempre, è sulla Groenlandia, dove i valori sono di circa 30 gradi sotto zero, le minime, insomma. Per il resto, però, si comincia a vedere un'Europa meno gialla, ma più blu, più verde, quindi andiamo avanti. Sicuramente andiamo incontro a un periodo più freddo. Dicevo, non sono escluse delle prime avvisaglie invernali a partire dal 20 novembre. Per oggi è tutto, non mi resta che augurarvi un buon weekend e arrivederci sulla Nuova TV.